Signore e signori, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Mi trovo a Zurigo, avete visto il room tour l'altro giorno? Ho degli impegni nel pomeriggio, ma la mattina ce l'ho libero. Quindi ho detto, ma sì, dai, vloghiamo un po', vediamo cosa ha da offrirci questa bella città di Zurigo, anche se sono arrivato ieri pomeriggio e pioveva, ieri sera pioveva ancora più forte, stamattina non ne parliamo. Cioè, davvero, a Zurigo c'è un qualche tipo di problema per me, perché piove tantissimo, poi di fronte a me ci sono degli uffici, probabilmente mi hanno visto nudo ieri. Eh sì, il tipo mi sta fissando. Dai, da lì. Comunque, la stanza è fighissima. Ieri sera sono tornato abbastanza tardi, ho fatto il servizio in camera, ho preso uno schnitzel, 50 euro di schnitzel, che per essere a Zurigo incredibilmente non è tanto, sono più di 50 euro, ma qui purtroppo è così. Ed era buono. Che dici? Beh, dai, per fortuna. Settimana scorsa a Parigi ho preso una cotoletta, era una cotoletta, c'era scritto tipo lamb rack, no, 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 era una cotoletta, tipo 80 euro, una merdata, sembrava quella che compri al supermercato. Buona, però insomma. Allora, io ho fatto quello che dovevo fare, quindi ho tipo tutta la mia versione elegante da parte, cioè i mocassini lì, c'ho nell'armadio il completo e ora sono invece in tenuta da Zurigo, quindi jeans strappati e felpa oversize. Sì, proprio così. Mi sono docciato, è il momento di andare a fare colazione. Fuori piove ancora, però almeno la sala è bella. Guarda qua che carino, botto di gente. Marmellatine, salsiccena, bacon, patatine, croissant e il paninetto tattico, che sembra buono. Colazione. Tra l'altro, mattinata perfetta per vloggare. Piove e io ho appena preso questo ombrello enorme dalla reception, che ho anche una mezza intenzione in realtà di prendere, che è davvero un bel ombrello. Infatti mi hanno chiesto subito il numero della stanza, della serie, prova a rubarlo, poi vedi quanto te lo facciamo pagare. Ok, vabbè, sto facendo un giretto qua vicino all'hotel, tutto palesemente vuoto perché piove, ma non è che dici piove solo oggi, pioveva solo ieri, no, no, piove tipo tutta la settimana, è da 10 giorni che piove. Ma ininterrottamente. Poi vedi questa pioggerellina qui che non è pioggerellina, è quel tantinino in più che ti dà fastidio. Vabbè, comunque, ripeto, non ho tanti piani, sono le 10 in questo momento, anzi quasi le 11. Potrei infilarmi in qualche museo, però boh, vediamo cosa succede. Ecco, sicuramente una cosa che a me piace tanto fare è guardare l'architettura. E qui in Svizzera, soprattutto al nord della Svizzera, cioè tutte queste cose sembra tipo di stare a Hogwarts. Figata. E di qui invece abbiamo il lago di Zurigo. Comunque non è vero che non ho programmi per oggi, devo andare a vedere il Cirque du Soleil. Solo che è tipo quando devi andare a una festa e non lo vuoi dire a un tuo amico che sai che non può essere invitato, ok? Quindi io non volevo dirlo perché dici non posso fare le riprese al Cirque du Soleil, è vietato. Che fai? Ve lo dico e poi non me lo mostro? È quello che ho appena fatto. Ma guarda, c'è un parchetto qua. Infiliamoci nel parchetto. Andiamo a conoscere gli spacciatori di Zurigo. Bello il lago, eh? Bellino. Però penso che Zurigo sia l'esempio perfetto del bello ma non ci vivrei. Ma solo perché costa un fottio, non per altro. E perché non c'è il sole? Cioè quel poco di abbronzatura che mi era rimasta dall'estate, con questo tempo si sta proprio ritirando, si sta rifiutando di esistere la mia poca abbronzatura. Cioè io in Svizzera ci sono stato qualche volta, sono stato un po' a Lugano, sono stato qualche giorno anche a Ginevra, non è la prima volta che vengo a Zurigo, sono stato anche a Lucerna, insomma l'ho girata un po', ma un po'. E ad esempio qua è bello vedere la struttura nuova accanto a quella storica con l'architettura classica ed è obiettivamente bello, un bel contrasto, funziona tutto qua a Zurigo. Ma vuoi mettere con Milano? Cioè a Milano questo contesto sarebbe abbellito dai Maranza qui sulle panchine, eh? E invece no, tutto tranquillo, tutto in ordine, tutto pulito, noioso. Bello, eh? Cioè bello il parco, tutto verde, tutto bello ordinato, la stradina che fa la curva perfetta, ma vuoi mettere con Parco Sempione? Dai, dai, non scherziamo. Comunque, più viaggio, più io arrivo alla conclusione che voglio vivere in Italia, ok? Però voglio anche avere dei motivi per venire in posti tipo Zurigo, dove funziona tutto, dove piove da 10 giorni, ma il traffico comunque scorre, cosa che nel resto del mondo a quanto pare non può succedere. Cioè
cioè in tutto il mondo se piove tutto caos, il traffico va in tilt, si capisce un cazzo. Qua funziona meglio la roba quando piove, si vede che sono abituati. Visto gente con dei ponci tutti strani, non ho minimamente idea di dove io stia andando. Potrebbe essere tranquillamente una strada privata questa qui che porta a un castello. Esplorazione urbana? Ora mi trovo dose dentro con Dadda. Vabbè. E quello cos'è? Ho per caso trovato un atto di vandalismo a Zurigo? Boh, bella domanda. No, comunque, fate gli scherzi, sennò spero si capisca che sto scherzando. È una città davvero bella a Zurigo. Da visitare soprattutto. Viverci davvero, non so se ci viverei. Più che altro perché fa freddo. Il tempo, il meteo, non è dei migliori. Però bello. Fatto una bella passeggiata qua, c'è un botto di verde. Ora troverò un posto dove, non so, devo trovare qualcosa da fare. Tipo fino al pranzo non ho niente da fare. Dopo pranzo, sì, devo fare dove pranzare anche. Sì, sono completamente sprovveduto. Oggi un po' così. Ecco, ve lo fai vedere i prezzi. Cioè, un brust di diverso tipo costa circa 9-10 franchi. Se vuoi poi anche la bevanda, 13,50 al menù. Quindi un pezzo di pane, una salsiccia e una bottiglia di Coca-Cola, 14 circa franchi, che sono più o meno 15 euro. Dipende dal cambio, però all'incirca ti direi che sono 15 euro. Quindi, sì, i prezzi sono un po' altini qua. Ora, se torno a pizzeria, vi faccio vedere la pizza. Che comunque è un alimento povero di base, no? Come ingredienti. Però qua può arrivare a costare anche 20-30 franchi. E in direct uno stamattina mi ha scritto che una piadina qua può costare anche tipo 30 franchi. Una piadina. Quindi insomma. Ma c'è il casino qua a Zurigo. Va bene, so cosa fare. Ci vediamo dopo. Ah no, ma scusa, ma è davvero questo? Ma è bruttissimo. Non ho ancora trovato dove mangiare, ma devo far vedere questi altri prezzi. Questi mi sono anche di sushi, non so la qualità minimamente, però i prezzi sono, ma ti dirò, neanche troppo sgravati. Considerato che ieri ho pagato 50 euro una cotoletta. Un taglio di capelli costa tipo 40 franchi. Che vabbè, giustamente, per chi non lo sapesse, il tutto è abbastanza giustificato e qui gli stipendi sono molto, molto più alti rispetto a noi. Cioè davvero, qua tipo lo stipendio base sono 3-4 mila franchi. Ho visto un video in cui c'era una mamma tipo single che faceva il servizio in TV, in cui spiegava che lei, guadagnando tipo 5 mila franchi al mese, era alla soglia della povertà. Però con questi prezzi è anche comprensibile. Lo sappiamo tutti che gli stipendi sono più alti, però il ragionamento che facevo è che questo diventa una discriminante molto importante per il turismo, perché negli altri paesi non li guadagnano di base 3-4 mila euro barra franchi al mese, e quindi attiri solo un certo tipo di turismo con tutti questi prezzi alti. Sono tornato in hotel perché per quanto possa sembrare non sono in vacanza, nel senso che comunque devo lavorare, devo avere il computer a disposizione, e quindi penso che prenderò due piccioni con una fava, prendo il mio computerino e pranzerò in hotel, non in stanza con lo schnitzel come ieri sera, ma nel ristorante dell'hotel, che dovrebbe essere buono, che avevo fatto colazione tra l'altro. La colazione era buona, quindi immagino che anche il pranzo possa esserlo. Wi-Fi è senza password, si vola. Tutto questo è quasi luna, quindi sì, mattinata è volata. E Zurigo dalla mappa sembrava grande, piccolissima, cioè vede un punto all'altro a piedi in mezz'ora, fai tutto quello che devi fare, simpatico. Ah, quasi quasi mi trasferisco a Zurigo. No, può piovere 10 giorni di fila. Tra l'altro questo è un ottimo modo per testare la cosa che ho scoperto ieri durante il room tour. Che figata è sta roba. Voglio uno. Poi ci sono anche diversi tipi di prese. Devastante. Devastante. Sono stronzo? Sono stronzo. Allora, è passata qualche ora, come potete notare dal cielo, dal meteo, anche smesso di piovere, dall'ultima clip. Ho pranzato, il pranzo era buono, e voi mi direte, Suri, perché non hai vloggato il pranzo? Perché l'hotel il ristorante dell'hotel è, a quanto pare, era un ristorante di alta cucina. Ho preso dei ravioli che, vabbè, buoni ma non buonissimi. E poi, dove cazzo sono? Dove
cazzo sono? Ho messo il navigatore, mi ha portato in un parchetto, ho detto vabbè che sono a Zurigo, ma ho visto certe facce, ho detto qua finisco accoltellato. Vabbè, comunque ho preso dei ravioli, poi ho preso una zuppa di funghi, buonissima invece, zuppa di funghi devastante, davvero particolare, buona. E poi sono andato a dormire. Voi direte, ma come, Suri? Sì, sono andato a dormire, il ristorante era alta cucina, c'era un botto di gente che stava facendo proprio business lunch, tutti incravattati, con dei completi bellissimi. Ho detto, tirerò fuori il telefono per vloggare ora? Probabilmente no, e infatti non l'ho fatto. E poi sono andato a dormire perché non stavo benissimo, avevo un po' di mal di testa, mi sa che non ho digerito la schnitzel di ieri sera. E quindi, che dire, ma dove cazzo sono? Dove cazzo sono finito? Schnatzengarten, se lo dici tu. Quindi ho dormito, siamo andati a seguito su lei, sono stato a cena, basta. Cosa volete che vi dica? Mi sono addormentato dopo pranzo, ok? Cioè ho proprio dormito ed è stato piacevole. Ah, e poi visto che stavo male, ho comprato queste cose qui, sono tipo delle pilloline, paracetamolo. Vabbè, questo è quanto, questa è stata la mia giornata, molto bella, molto bella. E il giorno seguente, in realtà è quasi mezzogiorno, è stata una mattinata tra lo svegliarmi, che è stato impegnativo, e andare a fare colazione e editare il vlog di questa stanza che è già uscito sul canale. Mi rendo conto che questo video è un po' particolare, perché l'ho registrato per lo più ieri mattina e poi c'è un vuoto totale. Seguito su lei comunque bello, consigliato, e non so quindi se vedrà la luce questo video o meno. Probabilmente sì. C'era una possibilità che mi fermassi una notte in più a Zurigo, ma alla fine per una questione non mi fermerò. Penso che tra poco prenderò un treno, devo capire bene a che ora c'è. L'hotel fortunatamente mi dà molta discrezione, quindi posso andarmene tipo alle 4 del pomeriggio, come avere una giornata in più, non una notte ma un giorno. È uno dei vantaggi che ti dà la carta di credito con cui ho prenotato questo albergo, quindi mi sa che la sfrutterò. Stavo anche pensando magari mezzo mezzo mi infilo della spa, però non lo so. Video caricato, top. Questo è un vlog molto strano, decisamente.